In realtà abbiamo chiuso il video, ma so già che poi ci chiederete queste cose, quindi facciamo una postilla finale in cui diamo due o tre indicazioni, perché altrimenti, giustamente, bello il video, probabilmente, spero che verrà bello, ma poi mancano le cose fondamentali pratiche. Allora, la prima cosa è che adesso, in questo periodo storico della vita, il biglietto va per forza prenotato online, non si può comprare lì. Cioè, si può pagare lì, ma va prenotato in anticipo. C'è il sito montebianco.it, si prende lì. Noi l'abbiamo anche pagati in anticipo, così quando siamo arrivati non abbiamo dovuto rifare un'altra coda per pagarli e siamo entrati direttamente nella struttura, dove ti chiedono il Green Pass. Quindi, se non ce l'avete, è un problema. Fatta questa specifica, le cabine partono ogni quarto d'ora, sia che salgono che sia che scendono. Una volta arrivati in cima, sulla cima avete un'ora e mezza di tempo di permanenza da quando l'avete presa alla partenza. Questo perché altrimenti la struttura è piccola, si crea troppa gente su e non va bene, quindi vi lasciano un'ora e mezza per girare, far foto eccetera, e poi dovete scendere alla stazione intermedia, perché c'è una stazione intermedia invece. Una volta che scendete dalla cima, a quella intermedia potete fermarvi tutto il tempo che volete, quindi non c'è un limite di permanenza. I limiti decadono nel caso in cui prenotiate il pranzo su in cima, sulla vetta, sul ristorante panoramico, oppure una volta arrivati in cima prendiate l'ovetto che va in Francia. A quel punto lì quindi non c'è più un'ora e mezza di tempo, ma potete stare su illimitatamente. Noi, essendo arrivati su, abbiamo subito fatto il biglietto per la Francia perché il tempo non era tantissimo e quindi ovviamente siamo rimasti molto più di un'ora e mezza. Quindi una volta arrivati su a Punta Elbrunner si può fare il biglietto per la Francia, quello non si può fare in anticipo che io sappia, quindi dovete farlo lì al momento, anche perché dipende quanta coda c'è, visto che gli ovetti sono piccoli. All'andata siamo stati lì un buon quarto d'ora ad aspettare il nostro turno, vero? Sì. Quindi c'è il rischio che se siete tirati coi tempi e non avete calcolato bene le cose, arrivate lì e non conviene prenderlo. Noi siamo rimasti molto a pelo con tutto, però ce l'abbiamo fatta bene senza correre. Quindi una volta arrivati lì, su, prendete l'altro biglietto, altri 33 euro, vi fate la traversata, andate e ritorno. Quando arrivate là potete scendere. Non c'è un limite di permanenza in Francia, potete rimanerci tutto il tempo che volete, chiaramente compatibilmente all'ultima discesa che c'è in Italia, altrimenti rimanete in Francia così. E dovete scendere a Chamonix poi. E da Chamonix per tornare a Courmayeur dovete prendere il taxi che deve attraversare il tunnel del Monte Bianco. Quindi costa un botto, vero Luna? Non so quanto, ma penso di sì. Quindi questo è un po' quanto. Altro, c'è molto, cioè lì c'è parcheggio, tutto a pagamento, l'abbiamo lasciata svariate ore. Dopo la quarta ora, fino alla tredicesima, tipo, costa 5 euro. Quindi tipo un'ora 1 euro, 2 ore 2 euro, fino a 5 ore, che poi diventa 5 euro fino a 13 ore. Quindi alla fine mettete in conto che 5 euro di parcheggio vi partono. Boh, penso che queste erano le indicazioni fondamentali. Ah, mi raccomando, ecco, questa è molto importante. Se venite, non fate la pazzia di fare l'autostrada fino a Courmayeur, perché quando vi arriva la fattura del telepass piangete, oppure quando inserite il biglietto nella macchinetta insultate tutti i padri fondatori della società per autostrade, visto che tipo da casa nostra, che è dopo Milano, a qua, la volta che l'abbiamo fatto senza saperlo abbiamo scoperto costare 33,90 euro, e poi negli anni in realtà è aumentato, quindi se l'avessimo fatto l'anno scorso costava anche più di 33,90, costava tipo 37 qualcosa, 37 euro solo l'andata. Quindi uscite a Quincinetto, che è l'ultima uscita del Piemonte, e poi fatevi la statale, che costeggia l'autostrada, così in realtà vi vedete anche i castelli della strada mentre passate, male non fa, e costa tipo un terzo, perché con 11 euro rispetto ai 33 lo fai. Anzi, rispetto ai 33 di una volta, che sono diventati penso 37 qualcosa. Quindi queste erano le informazioni che mi venivano in mente. Ti viene in mente qualcos'altro, Luna? Ah, c'è un gelataio molto buono quando arrivate giù. Sì, poi su si può mangiare sia alla metà, sia a metà salita sia in cima. Ci sono dei ristoranti. Ci sono delle sdraio dove si può prendere il sole. C'è un giardino botanico. C'è un laghetto dove si può, tipo, dove c'è una struttura dove giocano i bambini. L'ultima cosa da dire sono quando è aperto. Fino alla punta Ebrunner lì in Italia, per tutto l'anno tranne novembre.
che fanno le manutenzioni. Poi ho visto che in realtà è chiuso 2 settimane, non tutto il mese, quest'anno. Però guardate sempre prima di andare. Mentre il tragitto da lì alla Francia in realtà è aperto solo d'estate. Dipende un po' dalle condizioni atmosferiche, anche quello se volete salire prima di arrivare lì e scoprire che è chiuso, e magari siete a giugno, ma è stato un anno con molta neve, adesso io non so i motivi per cui può essere chiuso, magari chiamate che è meglio. Basta, non mi viene in mente nient'altro per davvero questa volta. Bene, chiudiamo qua il box informazioni.